parlavo prima di quelli che sono stati gli ospiti internazionali della nostra trasmissione di Turing Caffè, appunto, nel corso del 2022, uno dei quali è qui presente. Abbiamo ascoltato il brano, uno dei brani che presentavamo nell'occasione, i primi mesi del 2022, in chiusura di questo, io posso dire, ecco, per lei dal punto di vista artistico importantissimo 2022, abbiamo con noi Chiara Palaia. Ciao, buongiorno! Eccomi, buongiorno a tutti amici di Turing Caffè, buongiorno Walter! Bello rincontrarti Chiara, e che bello incontrarti anche con una tua produzione musicale sempre più interessante, sempre più bella. Grazie. Davvero ci colpì all'epoca, e già, ecco, East Gold e poi anche Free World, che sentiremo anche in chiusura trasmissione, e furono per noi una gran bella sorpresa. Un po', come dire, trovarsi di fronte a una produzione prima di tutto matura, bella, sì. Musica fresca, musica magari che potresti sentire volendo anche in un locale di Londra, perché no, in Canada. Eh beh, sarebbe molto bello, sarebbe molto bello per noi, ma diciamo che è musica che, diciamo, esce davvero dal cuore, ecco, perché è un po' quello che io, insieme a Sunil Rock, che ha composto comunque, che compone comunque le musiche dei miei brani, è un po' questo quello che comunque vogliamo trasmettere, ecco, molta verità, ecco, sincerità, ecco, molta spontaneità, ecco, e naturalezza, quindi un po'. Si nota insieme al talento, perché quello davvero non vi manca, e portato, ecco, come un piatto fatto in casa da uno chef, però, cioè, quelli, insomma, che noi vediamo ogni tanto anche sui vari social, no? Gli chef che però non nel loro ristorante stellato, ma nella loro casa preparano con il cuore qualcosa per le persone che gli stanno vicine. Assolutamente. Chiara, allora tu, io ti seguo sui social, hai avuto, sì, devo dire, per fortuna, con la chiusura delle problematiche legate al Covid, pian pianino, sì, stai lavorando tantissimo nei locali, nelle feste, davvero vedo che hai un feedback importante. Sì, diciamo che è quello che faccio da sempre, che comunque porto avanti, ecco, porto avanti sempre con passione, perché è qualcosa che mi fa stare bene, ecco, quindi cerco di farlo sempre meglio, mi auguro di farlo sempre meglio, quindi sì, come hai detto tu, sembra che comunque le acque si siano un po' calmate, in fatto comunque di emergenza, diciamo, ecco, sì, questo, certo. E quindi diciamo che adesso cerchiamo di tornare un pochino alla normalità che tanto aspettavamo. Perché la musica ha bisogno però di essere ascoltata in maniera diretta, certo, in particolar modo dal vivo. Tu sei molto molto brava, hai delle persone che ti seguono, sono davvero davvero eccellenti. Quello che, grazie, mi chiedo, perché tu spazi ovviamente tra eventi pubblici molto molto interessanti, molto belli, anche eventi privati, sì, e come vengono, perché tu ovviamente in un repertorio ovviamente riempi un po' di quello che comunque è il tuo genere musicale, ma ovviamente canti anche le tue canzoni originali, sì, e come vengono percepite dal pubblico magari distratto? Allora, beh, all'inizio ovviamente c'è un po', perché ovviamente essendo anche in lingua inglese, ecco, certo, quindi non tutti magari, no, la conoscono, ecco, però devo dire che poi essendo comunque dei brani, e su di questo ci abbiamo tenuto molto, ecco, all'orecchiabilità, ecco, che comunque siano molto, ecco, quindi quello comunque poi vedo che le persone magari quando l'ascoltano più volte, anche se magari di inglese non capiscono una parola, però magari canticchiano la melodia, già lì uno dice, allora, ok. Una grande soddisfazione, sì, fantastico. Sì, è davvero bellissimo. E poi bellissimo. Chiara, no, io mi chiedo, io mi metto nei tuoi panni, no? Perché sto preparando, sì, una
la serata, ovviamente tra cover e tue canzoni, ovviamente io immagino tu faccia anche in modo di farle arrivare, che so, con dei pezzi prima della tua canzone, qualcosa che li avvicini anche, avvicini il pubblico, Sì. almeno io farei così, che avvicini il pubblico al genere, no? Certo. E Noi tipo, non infatti, so. sì, noi infatti diciamo che abbiamo iniziato comunque come duo acustico, diciamo con Suni il Rock, a fare appunto un repertorio tipo anni 90-2000, quel rock pop diciamo americano, fine anni 90, inizio anni 2000, ecco, quindi vabbè, qualcosa tipo Alanis Morissette, Show oppure per Avril dirlo. Lavigne. Potrei dirne altri mille, quindi diciamo questo genere qua, ecco, che è un po' quello che ci accomuna. Vabbè, diciamo che io e Sunil abbiamo un po' parecchi gusti, diciamo, in comune, però diciamo questo genere qui ci ha accomunato poi alla Sicuramente, si nota. grande, sì. Si nota, si nota e devo dire, immagino poi tra parentesi, io lo dico, ma non per dare come dire, senza un filo di retorica, lo dico poi alla fine, mettere canzoni famose, bellissime del repertorio anglosassone Certo. insieme alla tua, poi alla fine sono perfettamente in equilibrio, non dico allo stesso livello, ma sono allo stesso livello, anzi lo dico Grazie, in quel un caso. onore per me, No, grazie perché mi mille. piaccio davvero. Grazie mille. Sì, Questo. lo so che mi hai davvero dal primo momento mi hai davvero fatto i complimenti e questo lo apprezzo tanto perché quando comunque è un tuo brano, un brano che comunque hai scritto tu, c'è tutto te stesso dentro comunque. E sapere che comunque è apprezzato anche da chi comunque la musica la mastica giornalmente, l'ascolta giornalmente, è ancora, cioè, è mille volte più bello, ecco. No, vabbè, ma intanto ecco questo per chi ci ascolta, ragazzi, se vedete qualche manifesto, qualche cosa, immagine social di uno spettacolo di Chiara Palaia, non perdetevi assolutamente l'occasione. Grazie. Poi vi daremo in chiusura della trasmissione qualche riferimento per poter essere Certo. aggiornati, ma adesso vi aggiorniamo con quello che è l'ultimo lavoro, che devo dire. Io sono stato un po' birichino qua perché questo brano uscirà ufficialmente sui social non oggi, ma fra qualche giorno, Sì, giusto? assolutamente. Però mi faceva davvero piacere che comunque cioè, l'ascoltaste comunque In in anteprima. anteprima, ecco, quindi è davvero un onore per me presentarlo appunto da te, da voi, in questo bellissimo Grazie. programma che tra l'altro mi ha già ospitato altre volte e mi sono trovata sempre alla grande, quindi Benissimo, e per grazie me non è solo un piacere, ma è un grandissimo onore far ascoltare ai nostri amici di Touring Café in anteprima l'ultimo lavoro di Chiara Paraia e Suril, perché in effetti, non so, poi il titolo uscirà con, mi pare che verrà, questa volta uscirà insieme, no? Come titolo, Sì, credo di sì. Vabbè, però in effetti, ecco, già sappiamo, si intitola Waiting e noi non aspettiamo assolutamente. Grande, Chiara Palaia, Waiting, gran pezzo, davvero, e Mille. devo dirlo, gli altri mi piacevano tantissimo e già c'era tutto, ma qua mi sa che avete alzato un po' l'asticella anche sulle, diciamo, le vostre esibizioni, su quelle vostre potenzialità sia vocali che strumentali. Tu hai tirato fuori diciamo, un bel po' di voce in alto. Ma Sunil ha tirato fuori una solo da veramente da brivido, complimenti. Beh sì, questo brano diciamo che abbiamo voluto un pochino orientarci diciamo su delle sonorità un pochino più rock, quindi un pochino più dure, ma proprio è stata una scelta comunque voluta perché comunque è un po' quello che comunque vorremmo fare ecco, in futuro, quindi abbiamo iniziato con dei brani un po' più leggeri, ecco, un po' più Sempre rockettari. rockettari, però adesso ci vorremmo comunque spingere comunque su sonorità un pochino più dure, ecco, però senza restare comunque restando sempre nella melodia, ecco, Nel melodico, senza certo. assolutamente. Hai totalmente la mia approvazione
soddisfazione anche perché il risultato è eccellente. Che poi a me piacciono i tuoi video perché siete come il discorso prima, forse un po' più sottolineato, perché in effetti si vede, noi siamo abituati ai video con Los Angeles, con Miami, posti assurdi del genere, tu vai però anche a trovare dei discorsi, vivo Valencia, giusto? Io Lamezia, praticamente è proprio Lamezia, il centro storico. Scusa. Il centro storico di Lamezia. Tutti amici di Lamezia. Che poi c'è dalla grande ruota alla mezza, vero? Sì, esatto, sì. Infatti ho voluto comunque approfittare del momento comunque che c'era la ruota e così ho voluto fare comunque delle piccole scene anche lì, anche perché poi chissà se capiterà mai, quindi mai senti, più. Allora, vediamo se ho indovinato. Quel fiume, quella parte del castello e il castello quello che sta sopra, per la strada che sale per la Sila? Sì, il castello normanno sveo praticamente di Nicastro, di Lamezia Terme. Nicastro, esatto. L'ho riconosciuto, ma di notte io non l'avevo mai visto, ci sono andato di giorno, veramente uno spettacolo. Comunque anche una bellissima cittadina come Lamezia, che poi essendo una cittadina composita da tre ex comuni, alla fine offre degli scorci davvero belli, insomma. Vero. Anche vero. Ovviamente, ecco, anche da questo punto di vista, un occhio di riguardo a parte della prologo. Infatti, sì, ho voluto anche sì, questo, comunque valorizzare il nostro bellissimo centro storico, ma io credo che ogni città comunque debba comunque salvaguardare davvero il centro, cioè, i nostri centri storici, ecco, quindi certo. Assolutamente. Bene, Chiara, allora ricordo, ecco, come avevo detto prima, sì. Vuole sentire, risentire, prima di tutto social per sapere anche dove sei, dove suoni. Certo, allora mi trovate su Facebook, su Instagram, sempre Chiara Palaia Voice. Con la K. Esatto, e poi Sunil Rock, chi comunque voglia contattare anche Sunil. E poi ovviamente sul nostro canale YouTube, dove potrete comunque guardare tutti i videoclip, ecco, tutta la nostra musica, Chiara Palai e Sunil Rock. E quindi siamo un po' ovunque, su TikTok, un po' dappertutto, quindi questo. E quindi un po' dappertutto potete sentire queste bellissime canzoni, un po' dappertutto potete andare a cercare quelle che sono le sue esibizioni dal vivo, che io spero di riuscire a intercettare appena possibile. Avete qualcosa in programma per le festività, ad esempio? Allora, per le festività, vabbè, io comunque canterò comunque ad un veglione di Capodanno, che quindi... Che esatto, sì, a cosa ci siamo. E poi ovviamente stiamo preparando il quarto singolo, quindi siamo già al lavoro, ancora deve uscire questo, già siamo al lavoro con il prossimo. Fantastico. Quindi, album, sì, io credo che comunque nel 2023 una raccolta vorremmo farla uscire, quindi sicuramente sì, ci sarà qualcosa di questo, quindi restate sintonizzati. E... sì, poi ovviamente a quel punto ci risentiamo. Assolutamente, ma con tantissimo piacere, vi ringrazio davvero di cuore per avermi ospitato quest'oggi, per avermi dato la possibilità di ascoltare questo brano, perché ovviamente ci tengo molto, perché è un brano molto, molto sentito questo, quindi mi auguro che sarà apprezzato, diciamo, da molti, ecco, quindi grazie. Sicuramente lo risentirete sicuramente qui. Grazie mille. 104, e ovviamente dovete aspettare qualche giorno per avere la possibilità di ascoltarlo. Sì, dal 2 gennaio. 2 gennaio. Grazie Chiara, mille. Un abbraccio, buona giornata a tutti. Ciao, ciao Walter, ciao, grazie mille.